Lezioni di lingua per quanto riguarda gli animali. Ora, qui, cioè che siamo in montagna, parliamo dello stambecco, il simbolo per eccellenza delle Alpi. Cerchiamo di vedere un pochino nelle varie lingue come si dice e cerchiamo di immaginarci anche un po' la faccia di com'è questo animale. Immaginatevelo in italiano. Pom, stambecco. Animale fiero. Te lo immagini sul cocuzzolo lì della montagna, magari dal Gran Paradiso che si vede l'intera vastità della Valle d'Aosta. Francese, già che parliamo di Valle d'Aosta. Bouquetin, estremamente poetico come nome, anche perché in francese becco, quindi il maschio della capra, si dice bec. Bouquetin, da quell'idea proprio di piccolo becco, di becco grazioso, quasi un vezzeggiativo. Spagnolo. Nome importante. Cabra Montes. Caprone dei monti praticamente, anche perché anche in Spagna ce l'hanno, specie diverse dalla nostra, lo stambecco dei Pirenei, ma c'è Cabra Montes. E poi nome più standard. In tedesco Steinbock. Te lo immagini proprio duro, fiero, compatto. Steinbock. Proprio la pronuncia selvatica proprio. Che in effetti è da dove deriva anche il nome italiano. Stambecco. Deriva proprio dal tedesco. Steinbock, cioè capra delle rocce. E il nome italiano deriva proprio da una traslitterazione dal tedesco. Fine della lezione di lingua. Alla prossima.